C'è la figura femminile al centro della Tre Giorni di Umbria Libri, da oggi a domenica a Terni, spazio anche agli autori e all'editoria locale, come ci spiega Mino Lorusso. L'isolamento provocato dalla pandemia ha giovato al libro e al mondo dell'editoria. Più lettori, più autori e titoli, più voglia di scoprire e approfondire la realtà, il sogno, la storia e il territorio. Umbria Libri apre a Terni una Tre Giorni dedicata all'editoria locale, con uno stand espositivo allestito in Piazza della Repubblica e con un cartellone fitto di appuntamenti interamente dedicato all'universo femminile, al lato donna. Questo è il titolo, analizzato sotto molteplici profili. Dallo sfruttamento al ruolo centrale nella famiglia, dallo sport alle professioni, dal viaggio all'abbandono. Abbandono e storie femminili, come nel romanzo di Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud, finalista al premio Strega, ospite domenica della manifestazione ternana. E Umbria Libri, in collaborazione con Sviluppo Umbria e la Biblioteca Comunale di Terni, è anche storia del territorio e storie, riscoperta delle proprie radici, visioni di un futuro da costruire, partendo proprio dalle pagine dei libri di autori umbri e di editori locali. La città di Terni ha accolto con molto entusiasmo il nostro progetto e quindi abbiamo sentito il calore dei cittadini ternani, dei nostri lettori, dei vecchi autori delle edizioni Tirus, e quindi questo ci dà l'entusiasmo per poter iniziare. Fare l'editore forse bisogna chiedere agli editori tradizionali. Io, per quello che mi riguarda, significa far vedere quello che faccio, mostrarlo pubblicamente, mostrarlo anche a editori interessati quando ci sono, e se no andare avanti per fare il proprio lavoro, la propria idea di quello che si ha da dire. E noi siamo allo